Secondo l'OMS, il numero di persone che soffrono di disturbi mentali è maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Perché e quali sono le fasce a rischio? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice questo proprio a proposito della sofferenza mentale, questa cioè diversa distribuzione tra donne e uomini. E le cause prese in considerazione sono diverse. Oltre ai fattori biologici, dobbiamo considerare anche la diversità del ciclo evolutivo e riproduttivo della donna piuttosto che dell'uomo, ma non dobbiamo trascurare tutti quegli effetti relazionali e sociali che caratterizzano la vita di una donna rispetto a quella dell'uomo, in modo particolare una maggiore sensibilità del sesso femminile ad esprimere le proprie sofferenze emozionali, quindi ad essere più facilmente diagnosticate nella sofferenza psicopatologica rispetto all'uomo. Le fasce più a rischio, secondo le indicazioni degli studi più recenti, sono senz'altro la fascia adolescenziale e quella dell'età giovane adulto. In modo particolare gli adolescenti, le adolescenti donne sono più esposte per una serie di fattori, come abbiamo già indicato, in modo particolare anche i cambiamenti relativi al proprio corpo che si modifica in particolare dall'adolescenza in avanti. Questo espone quindi le giovani ragazze a un maggior rischio di sperimentare una sofferenza psicologica, in modo particolare l'ansia e la depressione.